Ponzacco Chanel, Federico Tolomei. Oggi era il festeggiato speciale per le 500 partite, come testimonia la maglia, se la vogliamo far vedere. 500 partite rosso-blu. La più bella e la più brutta? Allora, secondo me la più bella è quando in Serie C ci salvammo a Giorgione, facendo il gol della salvezza. Penso sia stato uno dei momenti più belli con questa maglia qui. Penso quella più brutta quando dalla C siamo retrocessi in interregionale contro la Massese ai playout, e di un dispiacere per tutta la città, ovviamente, però sinceramente come Ponzacchino fu un pochino segnato questa cosa, però insomma, poi alla fine il calcio è questo, insomma, si è provato a risalire e piano piano, insomma, ora ci proveremo, eh? Una partita risolta al 90esimo sul calcio di rigore, te che forse conosci meglio l'ambiente dovrai parlare ai ragazzi che sono visti molto tesi, tutti, anche i giocatori più anziani, più di esperienza, quasi la paura di giocare il pallone. Ma non credo, io penso che quando siamo entrati nel secondo tempo a livello mentale l'avevamo già vinta, sbagliando ovviamente. E questi sono errori che secondo me dalla terza categoria alla Serie A non vanno commessi, una squadra un po' esperta come la nostra non può fare questi errori qui. Poi il calcio è questo, ti hanno punito e abbiamo avuto la fortuna comunque di vincere al 90esimo, prendiamo questi tre punti che comunque sia un po' di morale lo fanno, anche se comunque sia da bocciare sicuramente la prestazione del secondo tempo, perché comunque sia il primo tempo non abbiamo giocato male, secondo me abbiamo già fatto girare la palla, poi siamo andati in vantaggio, tutto è reso più facile. Secondo me il problema maggiore da lavorare è sulla testa, che una squadra come noi non può avere questi cali mentali. In preparazione una volta abbiamo parlato, era il 18esimo ritiro, quanti erano i ritiri? No, 18? Ti sbagli, non fanno a 16-18, fai un conto, avevo 15 anni il primo ritiro. Quindi? Sono 15 fanno 30, 42, mi sa che siano il 20, 26esimo. La domanda è come si fa a ripartire ogni anno con la solita voglia e poi essere sempre uno dei meglio in campo? L'amore per il calcio sicuramente è la forza che ho io, comunque sia poi giocare nel mio paese è sempre stata la mia forza, perché comunque sia giocare per questi colori qui mi dà sempre uno stimolo in più. Poi è normale, uno che ha fatto sempre questa vita qui è difficile, anche verrà il momento, ma è sempre difficile dire basta. Ringraziamo Federico Tolomei.